The Crown. Quando il bar ti porta in tribunale, rappresentano il Crown. Perché fanno parte del bar e il Crown veramente non sono loro. Quindi, andando in tribunale, usando il nostro nome, quello... La persona giuridica. La persona giuridica. Loro non hanno... Non è la persona giuridica. Sì, sì, anche questa. Sì, sì. Loro sì, questa no. Questo no. Ci sono varie persone giuridiche. Tutto minuscolo bisogna che sia persona. Sì, questo è tutto minuscolo, questo è mio, io posso usare questo. Senza neanche la prima lettera maiuscola. No, però questo con la maiuscola, quello è una persona giuridica. Oh sì. Sì. Quindi bisogna sempre firmarsi minuscolo tutto. Minuscolo tutto. No, io sto firmando i documenti dalla Matrix a cui ancora sono obbligata a rispondere. E sto firmando come personalità giuridica e l'ho chiuso nei cancelli. Sì, perché? Invece spiegare questa cosa del tribunale con i soldi, spiegare questa cosa sì. In questo risvegliamento che sta succedendo c'è varie maniere di andare avanti. C'è chi lavora dentro il sistema con la tecnologia e le loro leggi per distruggere il sistema, come OpenPT, meraviglioso come fanno, perché stanno usando leggi della UCC, anche di Common Law. E c'è chi da questa parte fa una notifica solo, restituisce il certificato di nascita e fa evidenza, dà evidenza della frode e via, e non bisogna fare nient'altro. Questi, io sono da questa parte, perché io ho fatto quello, l'ho fatto, sono andato in tribunale tante volte, ho fatto tutte quelle cose e vedevo a un certo punto. No, si va in comune, si fa il certificato di nascita e si va indietro. No, si ridà. Io ho fatto così con un testimone, una lettera, un documento mio scritto da me, che dice solo deve rivelare la frode del fatto che nessuno può usare quel nome. Non... La denuncia alla tua, al sì, tuo essere, e non vuoi che gli altri vengano prevaricati. Sì. Ho capito bene? Sì. Quindi spiega un attimo cosa è stato. Io ho mandato un'originale copia. Non dichiarazione. Sì. È una dichiarazione. Sì, una dichiarazione del fatto di atto di notorietà. Di sovranità. Sì, di sovranità. Di sovranità. Con non capiamo il certificato, perché... come? Che noi, penso la maggior parte, non capiamo molto, no. Sto parlando... La maggior parte. Facciamo spiegare. Forse sta spiegando, ci sta spiegando. Se ti interrompo, interrompete da un momento. Ma ragazzi, questo dovete vedere già con un minimo di... Ok, bene. Ritorniamo a questo che io dicevo. Io dicevo che questa è una persona giuridica. E il bar non ha il diritto di usare questo nome, perché in realtà è posseduta dal Crown. E chi è il Crown? La regina. La corona. Insomma, questo è dato dallo Stato. Yeah, well, dicono, c'è l'idea in Australia, per esempio, che il Crown è la regina. E in alcuni casi lo è, dipende da
che legge si usa, common law, oppure se si usa... Yeah. Però il Crayon sarebbe questa corporazione di chi possiede il bar. Però i membri del bar non possono usarlo perché loro hanno titoli di nobiltà e sono agenti, come si dice, stranieri, foreign agents, stranieri. Ok, quindi di nuovo vediamo, no, questo l'abbiamo fatto. In Australia, questo è un, come si chiama, sheriffs? Poliziotto, che porta la croce rossa della chiesa. Questo è ecclesiastico, senza dubbio. Questa è la croce della Rothschilds, della Red Cross, St. John's, di tutte queste Knights Templar, via dicendo. Questo è la donazione di Costantino. Che nella Lorenzo Vallo, Valla nel 1439 disse, in questo articolo vediamo come il Vaticano, conosciuto anche come Chiesa Cattolica, è riuscito ad ottenere la proprietà di interi regni e imperi. Come spiega Avro Mercatin molto dettagliatamente, ciò è venuto attraverso un falso documento noto come donazione di Costantino. La donazione di Costantino è un falso decreto imperiale romano attraverso cui l'imperatore Costantino avrebbe trasferito autorità su Roma e la parte occidentale dell'impero romano al Papa. Creato probabilmente nel VIII secolo. È stato usato specialmente nel XIII secolo a supporto di dichiarazioni di pretese di autorità politica da parte del papato. Si riferisce qui all'Unum Sanctum. Lorenzo Vallo, un prete cattolico italiano umanista rinascimentale, è ricordato come il primo a denunciare la contraffazione del documento con valide argomentazioni filologiche nell'anno 1439. Tuttavia, la Chiesa Cattolica continua ad avere potere e autorità sulle terre. Per capire le sue implicazioni... Ah. Ok. Quindi, violano le quattro condizioni di contratto: totale rivelazione, la trasparenza, trasparenza, pari considerazione, termini e condizioni legali, intenti comuni. Quando facciamo un contratto, questo deve essere esplicito, no? Quindi, come può un bambino far parte di totale rivelazione? E non è impossibile. Quindi legarci al loro sistema dei Sestri Caevei con questo certificato non è il primo documento che ci schiavizza. È quello del matrimonio. Ecco perché anche in chiesa, oh, chi che non è sposato, oh, che peccato, oh. Ed è corretto agli occhi di Dio essere sposati e avere un certificato. Questa è una invenzione fittiziosa della chiesa, perché il matrimonio poi si fa nel cuore. Quindi è quello il primo. Ecco perché prendono il permesso o la firma di tradire i figli dai genitori, e sul certificato di nascita c'è sempre la firma dei genitori, perché quello si basa su un'altra corporazione, il certificato del matrimonio. Scusa Santos, però volevo chiedere,
visto che comunque è una manifestazione di volontà dei tuoi genitori, mettere la firma e in qualche modo legarti alla nascita a questo trust. Quello che voglio sapere, non sarebbe più logico impugnare direttamente il certificato di nascita, contestare direttamente il certificato di nascita, andare a chiedergli di mostrarti la manifestazione della tua volontà? Sì. Quindi, proprio così. Data del giorno che sei nato, alla data che sei nato, dimostrare che tu hai espresso la tua volontà con la tua firma in calcio, cosa impossibile da fare, però voglio dire, è il loro gioco questo. Sì, nella dichiarazione che si fa non necessariamente si, diciamo, si ridà quel certificato di nascita, si fa dichiarazione del fatto che c'è è frode, è basato su frode, perché hanno rotto queste regole di contratto. Quindi si fa, io nel mio documento ho spiegato che io sono di sangue e carne, sono di origine divina e continuo ad esserlo, e il nome Santo Bonacci della persona giuridica non mi serve più, perché sono adulto, sono cresciuto, so chi sono. E mi rendo conto che c'era intenzione dietro il certificato di nascita e l'intero sistema di schiavitù involontaria. Quindi mi rendo conto che questo non solo è frode, è criminalità, è un atto di crimine. Beh, queste sono le cose che ricordo, basato su questo principio. Bisogna dare loro la ragione per cui non vuoi partecipare in Babilonia la Grande, che siamo non più perduti nel mare. A chi le hai dato questi certificati? Come? A chi le hai dato questi certificati? A tutti, se vuoi, oppure mandalo al Papa, basta. Lo mandi, lo dichiari ad uno, lo dichiari a tutti, oppure dichiarlo a tutti. C'è chi fa solo uno, basta, c'è dell'altra parte che lo mandano a tutti. A OPPT lo mandano a tutti, no? No, OPPT l'ha mandato una volta per tutti. Ecco, allora, come l'ho fatto io. Io l'ho fatto già. Posso dirti una cosa? Tu la dichiarazione di sovranità l'hai mandata molti anni fa. Due anni fa. Vabbè, comunque non era successo tutto quello che è successo adesso. Io la mia dichiarazione di sovranità, a parte che mi sento dentro, sovrana, all'inizio volevo scrivere, poi con questa cosa dei luci ho detto, scusa, ma io la mia dichiarazione di sovranità al Presidente della Repubblica, allora stavamo facendo così, una coppia al Presidente della Repubblica, una coppia al Prefetto della Repubblica. Ma se sono falliti, saranno più autorità per me? Come posso? Guarda, se uno lo fa, tu non l'hai fatto, vabbè, ok, però ha preso la giusta decisione, però un altro, lui vuole completare il rito e ritornare la magia negra. No, aspetta, non avevo finito, allora stavo pensando, invece che dire la differenza di sovranità, non mi resta a queste persone, pensavo di andare in comune e fare qualche cosa certificato e depositarlo, però anche lì nello stesso tempo anche quelli sono falliti, sono di gente loro, siamo già sovrani, allora loro sono falliti, ma loro possono produrre il certificato di nascita, quindi però io posso, non lo so, depositare una sorta di denuncia alla circoscrizione oppure dirgli io vi vieto di utilizzare la personalità giuridica che avete appoggiato, denuncia depositata sulla comune. Guarda, se volete un documento che quando ritorno in Australia in 2 settimane utilizzo di nuovo io,
un documento di Kite of Gaia. Kite of Gaia, abbiamo fatto centinaia di programmi di radio assieme, io e Kite of Gaia. E poi c'è quello dell'OPT. Io non voglio dare un rimedio, ecco perché faccio di tutto, tutti i rimedi, perché non c'è solo uno. Però Kite of Gaia, se mi mandate un'email ve lo spedisco, è un documento che dice io che non sarò chiamato, in inglese I who shall not be named, a me non mi si darà nome. Questo si chiama il documento. Kite dice che lo stanno cominciando a usare in Canada, chiude il tribunale all'istante che si vede questo documento. Ok? Kite of... Ma questo è valido anche per il nostro sistema, diciamo così. Certo di sì, però qualcuno deve tradurlo subito, io non ho tempo di farlo. Io ve lo mando in inglese, qualcuno lo traduce. Metti quello con una copia del certificato di nascita e mandalo a chiunque vuoi. Ma poi tu come ti muovi? Senza patente, io ho il passaporto con V.C è una firma che non significa niente, non è mio, non ho fatto un coso così. VC, via coactis, sotto coercizione. Oppure prima di firmare, se vuoi, fai un quadrettino così, così cancella l'uso, ipotetizzarlo, come si dice? Ipotecarlo, non si può ipotecare, quindi non possono levare, se non c'è questo, perché loro sempre mettono la ferma in una cassa, nella cassa non esiste più, finita, è come se l'avessi firmato, devono accettarlo, però non possono ipotecarlo, oppure usarlo per altri strumenti, perché loro creano strumenti che sono soldi. Però in Italia serve il certificato di nascita per avere il passaporto. Tienilo, manda la lettera così per dirgli la frode non mi si svia più, e tienilo se hai bisogno, perché io lo tengo, io lo porto con me. L'unica cosa che, con cui mi identifico è il certificato di nascita. Perché quando lo vedono quello, si cagano le mutande. Perché sanno che quello non si può usare per niente. Niente. Ho la ricetta, la patente sì. Come fosse il documento. Sì, no, perché loro sanno che non si può usare quella persona per qualsiasi cosa. Punto. Non si può. Non appartiene. Quello è proprietà. Il certificato di nascimento non è proprietà, no, è proprietà intellettuale, non nostro e non della polizia. Sì, ma tu per la patente ce l'hai? No, la patente è una licenza di fare ciò che altrimenti sarebbe contro la legge. Ecco cos'è una licenza, una patente. Sì. No, io viaggio. Guidare è un termine tecnico. Se tu dici, quando ero giù in Calabria, andavamo in giro con mio cugino e ci ha fermato il carabiniere. No? E io già avevo spiegato tanto di sovranità e sincretismo ai miei cugini in Calabria e l'hanno proprio capito e l'hanno più. Già stanno vivendo come me. E allora la prima cosa sto carabinieri la patente, perché la patente in inglese è la license di fare ciò che altrimenti sarebbe contro la legge.
Vedete nel dizionario legale che dice proprio così, una licenza che cos'è. Quindi no, non lo porto, però porto quell'evidenza che, ecco, state cercando questa persona per caso, che nessuno, questo boh, ce l'ho nelle mani, però per necessità, per necessità, obbligato, sì, ok, ecco, però chi osa, chi vorrebbe usarlo? Per qualche cosa, per qualche motivo, via, si vanno via. Così. Quando guidi, Sandro, sì. Se te ti tocca guidare, come fai? Io viaggio, non guido. Guidare, condurre, sono termini nei loro libri. Io viaggio, io ho il diritto di viaggiare, punto A, punto B. Nessuno mi trattiene di guidare la macchina. E la macchina? Beh, gli uomini, gli esseri umani devono viaggiare. Se conviene andare in macchina, prende la macchina. No, perché abbiamo bisogno di una licenza? Ma se ti fermano e ti chiedono la patente? Se ti fermano, io non porterei patente. Ehi, guarda, varie volte mi è successo. L'ultima volta che la polizia mi ha fermato, dopo 5 minuti che facevo le domande giuste, se ne andava, sapendo che non avevo licenza, patente. Yes. Tanto, scusami, non ho capito bene, ma il certificato di nascita. Sì. Quello originale, proprio l'originale. Ce l'hanno nessuno, ce l'hanno solo loro. No, io ho una copia. Sì, quella che ti danno, quella lì. Sì. E io faccio copia. La copia? Faccio copie di quello e li porto con me. Come maniera di identificarli. Hai completo il certificato? Hai completo il certificato? Sì. Perché noi, per esempio, se andiamo in comune, i nostri certificati divisi in due parti. Se ne danno uno. Dai, vediamo il mio, ma questa è tutta una situazione da approfondire comunque. Non c'è nessuno. No, guarda, forse è meglio che tu spieghi come lo fai tu con la licenza. Tu hai la patente, no? Ok, suggerirei di averlo o no? Venendo nella tua conoscenza, Santos, è evidente che tutto questo è materiale di cui dobbiamo liberarci perché non è nostro. Senza poi la coscienza che ti permette di manifestare questi gesti è una conquista individuale. Parliamo un po' di questo, parliamo un po' di questo che è molto importante. Il mio certificato di nascita, qualcuno mi ha chiesto se era intero. Sì, è tutto. Così. No, è tutto quello che ti danno. Sì, è tutto quello che ti danno, però è l'evidenza della frode, perché c'è intenzione dietro questo, c'è intenzione. E non c'è manco una nostra firma. No, è vero, hanno rotto le condizioni, ecco perché nella dichiarazione che si fa non devi copiare la dichiarazione di qualcun altro, si può fare da sé, già abbiamo le informazioni, già sappiamo che io sono figlio di Dio, io sono luce splendente, io sono un Merkabah, io non ho nome, che nome? Via questo nome, chi siete voi? Se non dite chi siete voi, quando si registra per una patente, si dà il potere al re. E si inchina e si dice, per favore, posso guidare? Andiamo sempre lì, sempre implorando a qualche regis. Via con registrazione, via, io direi. Anzi, Kaito Gaia dice, perdete il nome e vincete il gioco. Perdete il nome. Ti volevo domandare, ma questo fiore di sovranità che tu dici, ma vale la pena con tutti i calvari che ti succede dopo documenti, dopo documenti e multe dietro multe? Cioè, la puoi acquistare questa sovranità che dici te? Allora, sì, se non hai la patente si è vero, se non hai documenti pure. Se noi siamo figli di Dio o figli della terra?
e siamo senza documenti, ma lo sai che chiamano l'ambulanza e magari mi chiamano dentro? Voi siete una nazione vivendo dentro di una nazione, Italia. Italia deve aver cura di voi. Perché gli zingari sempre vanno subito prima in ospedale, no? Non hanno carte, documenti? Perché sono ospiti in Italia. Noi siamo già ospiti, il sistema già ha cura di noi. Già è pagato tutto, migliaia di volte. Questo trust, con il nostro nome, che cosa hanno fatto i banchieri? L'hanno comprato per 6 milioni di dollari e ne acquistano 6 miliardi alla fine quando ci ritiriamo. Quindi abbiamo pagato di poter andare all'ospedale, sì o no? Anche sotto questo sistema di schiavitù c'è diritti e privilegi se sappiamo avere. Abbiamo il diritto di essere curati in questo paese, punto. Se no, tu mentre qui fai un incidente e ammazzo qualcuno, io mi rifaccio al loro sistema che già mi protegge con i miliardi che già gli ho dati. Prendine un po' di quei soldi lì e aiutami, perché il trust, se io agisco da beneficiario, o posso comandare quello. Scusate, siete informati del fatto che ieri gruppi di persone in tutto il mondo, compresa in Italia, hanno presentato i documenti in banca per la richiesta all'accesso al valore che ognuno di noi ha? Questo succedeva ieri, quindi diciamo che è stato iniziato questo lavoro di andare nelle banche e fare la richiesta dell'accesso al nostro valore. Voi siete proprio fortunatissimi, perché quando, anche 6 anni fa, quando ho cominciato io andavo dove c'erano problemi con la macchina fotografica per filmare i sceriffi. Una volta avevo 14 poliziotti e sceriffi e li ho fermati per 3 ore e li ho filmati, e le parole che gettavo fuori dalla mia bocca allora, come un animale selvaggio, e tutti i prossimi guardando, filmando, ma chi è questo che tratta questi 14 con la macchina, come osa filmarli? Prima facevo così, però ora non bisogna, perché è crollato il sistema. Manda le vostre dichiarazioni, che siano fatte con cuore, anche se vuoi mettere con il pulgar, io metterei filmarlo con il pulgar in color rosso. Alcuni firmano con il sangue, mettono il sangue, pac, e mettono io sono Dio divino. Chi siete voi? Più o meno. Voi siete fortunati, perché già è proprio la fine. Scusa Santo, mi posso fare un'altra domanda? Sì, sì. Allora, la volevo fare per me, però a quanto pare evidentemente interessa anche ad altri. Io non so se tu hai presente il video che circola in rete, in italiano è chiamato sovranità individuale applicata. Sì. Quella del tizio inglese, Kate Thompson. Questa qui, quello. Kate Thompson. Kate era Keith. È un, come si dice, twin, sì, gemello, insomma, twin spirit. È cambiato il nome a Kite of Gaia, però è lo stesso, Thompson, proprio quello. Però io sto chiedendo qua ai vari forum, però non ricevo una risposta. Praticamente si vede nel video che questo ragazzo consegna una documentazione. È il certificato. Sempre. Sì. Da quel punto in poi Kite ha capito il potere di quel certificato, ecco perché porto solo quello. Perché per esempio a me è stato detto che è stata consegnata la dichiarazione di sovranità. No. A me è stato detto questo. Per quello che non mi tornava, nel senso che io vedevo poi questi poliziotti che si avvicinano e nella traduzione, ammesso che sia giusta la traduzione, questo ragazzo si rivolge ai poliziotti dicendo: cosa volete? Disonorare un atto del tribunale. E infatti è certificato. Però, state disonorando un vostro documento. Però io per esempio ho chiesto, tra chi non mi ha risposto e chi mi ha detto che presumibilmente gli ha
consegnato la dichiarazione di sovranità. E che mi sembrava strano, vedete? Evidentemente quello che lui ha consegnato ha una valenza giuridica. È un loro documento. E tu glielo stai riportando? Lei adesso sa. Mi è chiaro però che quello è certificato. Però se mi dicevano prima che era la sovranità...